Guardi che tutto quello che siamo riusciti a trovare gliel'abbiamo già consegnato, non c'è nient'altro. Non è possibile, non è possibile, agente, lui era un ragazzo d'oro, non ci avrebbe mai lasciati senza un messaggio. Guardi, le continuo a dire che tutto ciò che è stato recuperato è questa lettera d'addio con scritto soltanto vaffanculo Dario Mocci. Non è possibile! Ah no no, ha ragione, dall'altro lato c'era anche sono contento che Riccardo Rosario sia vivo così non lo incontro. Ma non me ne frega un cazzo, io rivoglio mio figlio! Le ho già detto, signore, che non appena... Aspetti, questo è un post-it. Ma qua c'è solo un link. Sì, credo che sia questo il video. Solo una cosa, potrebbe vedere prima come si chiama il canale che l'ha caricato? Il biggone re della galassia, dell'universo e di tutti i mondi conosciuti, re della risata, onnipotente... Jimmy... Ciao, sono Jimmy. Oggi voglio parlarvi di quanto la mia vita sia una barzelletta del cazzo. È una barzelletta che fa veramente poco ridere. Tipo... Si sente bene? Sì, boh. Tipo, Victor Laszlo entra in un caffè, 56 minuti di video. Questo video sarà l'ultima cosa che creerò per il web, per internet. L'ultima, perché voglio veramente farla finita. Ma prima voglio raccontarvi un po' di me, un po' della mia storia. Quindi questo video sarà montato da me e no, non sto scopando mentre... faccio questo video. Quando avevo delle persone che scrivevano con me, il processo creativo era differente. Facciamo un video! Poi non so perché sono stato abbandonato per via del mio lato leggerissimamente aggressivo. Basta, ma vattene, cinzoli! Basta! Pronto! Fai schifo! Non lo so che avevo, fatto sta che ero malato e strano nei momenti meno opportuni. Che pensi, bro? Pensa che bello, uno sketch in cui c'è Bugs Bunny omofobo che si gira verso il cacciatore e fa: che succede, Frodo? A un certo punto ero entrato anche in un gruppo di persone famose per chiedere aiuto e sentite che cazzo mi hanno risposto. Oh, Jimmy, ma vattene a far culo. Ma chi te credi d'essere? Gesù Cristo di sto cazzo, no de TikTok. Ma fammi una pupa. Oddio, Jimmy, sei troppo bello, ti prego. Vorrei che tu mi sbarassi tutto nella fica del culo. Sei troppo bello, trepanami, ti prego. Ok, ascolta, Billone, ammazzati, Billone. Ti devi bloccare la vita. Sono qua per dirvi addio. L'unico rimpianto che ho è quello di non essere finito in una top di Watch Mojo. E prima di dire chi è il miglior content creator sul pianeta Terra, ecco alcune menzioni onorevoli. Preferiresti essere in una top di Watch Mojo oppure stuprare tua madre? È stata tutta colpa mia! E alla prima posizione troviamo Jimmy, ma è ovvio, ma lui è un grande. Cioè, guarda, si vede proprio che è il migliore. Io lo definirei il Roberto Benigni di internet, ovviamente però senza problemi mentali. Pensa che bello se fosse vero, eh? Però avrei dovuto impegnarmi molto di più, come nelle live su Twitch. Ciao ragazzi! Il nuovo membro del Cerbero. Sono Dudubbi, infatti ho portato una caterba di sigarette, perché Dudubbi è famoso per questo, giusto? Sì, ma non è vero. Non allora più, adesso per la mia... starò tipo zitto per 30 minuti e ogni tanto farò... E sicuramente avrei dovuto accettare molte più collaborazioni. Allora ti ho detto che non me ne frega un cazzo dei cartoni animati, ancora con sta storia, ancora... Ma che c'ho? 10 anni, cartoni animati, ma che cazzo è? Spacchettamento? Ma ormai è andata. Penso di aver fallito. Non riesco neanche più a impararmi le cose. Non sono il Gesù Cristo di TikTok. Non valgo un cazzo. Non sono niente. Ed è per questo. È per questo che Jimmy muore. Che Jimmy mi lascia. Basta. Basta. Basta, non voglio più sapere. Jimmy deve morire. Ed è per questo che vi dico che da quando hanno ricaricato la mia morte su YouTube Shorts ho raggiunto 10.000 iscritti e sono l'uomo più potente della Terra! Io sono il migliore di tutti! Perché Jimmy adesso muore! Perché? Tremate! È arrivato Tremabel! L'hai capito? Come
comunque, bro, grazie mille dei video. Cioè, lo so che c'è sempre un sacco da fare. Mi ha fatto veramente piacere. No, ma quello è un piacere mio. Guarda, calcola, te stimo. Cioè, ti vedo su TikTok, su YouTube. Quindi, no, ma calcola, tipo, tanti non accettano. Sai, Ciccio Gamer mi ha bloccato. Vabbè, Ciccio, ho fatto così. Insomma, ma lascia bello, ma non ho capito. Mi ha tolto dai amici di Fortnite. Ma che stai a dire? Vabbè, ma Ciccio, ho fatto come così. Se la vita si risolvesse, tipo, facendo i video. Sono malato, devo curarmi. No, quelli lascia perdere. Quelli sono dei clickbait assurdi. Ma te mi hai visto quelli che fanno tipo lo sapevate che